Senatore Giovanardi, Termoli da sempre ha una forte tradizione di centro, è stato qui tante volte anche nel passato, una componente fondamentale in una coalizione di centrodestra che punta alla riconferma in Molise, ma guardando a cosa? Allora, perché io sono qui? Perché per parlare anche d'altro, ci mancherebbe rispondere alle domande, ma per Roberti e per intanto una mia consuetudine con una tradizione di buon governo di Termoli, del Molise e di realtà nelle quali la cultura popolare, liberale, di ispirazione cristiana è sempre stata presente e radicata e ha saputo ben amministrare. E credo che anche oggi ci sia bisogno. Non soltanto di riconfermare questa cultura, questa capacità di fare, ma anche di dare forza a una lista come questa, è la lista del Presidente, che poiché io spero, auspico, vincerà e quindi sarà il nuovo Presidente di questa regione, abbia anche una sua autonomia, una sua forza. Benissimo, gli altri ci mancherebbe, è la coalizione che vince, ma anche il Presidente deve avere la possibilità da parte degli elettori di avere un'investitura diretta. E se c'è una lista dei presidenti, io invito tutti quelli che vogliono scegliere la continuità, vogliono scegliere il centrodestra, vogliono scegliere il programma, a farlo anche rafforzando la figura del presidente, perché poi la responsabilità di governare l'avrà lui direttamente. Con il governo di centrodestra a livello nazionale si ripropongono i temi cari alle politiche della famiglia. Sono politiche che purtroppo sono state abbandonate con delle conseguenze non felici, nel senso che le adozioni internazionali sono state abbandonate, da 4.000 bambini all'anno dei miei tempi sono arrivate 500 e gli ultimi dati che per esempio stanno per uscire sulla droga purtroppo segnano un aumento a dismisura dell'uso non solo della cannabis, anche di droghe pesanti. E se qualcuno pensa che questi problemi non riguardino tutte le famiglie, la morte del piccolo qualche giorno fa, Ecco, c'è due youtuber fuggiti da no, Roma. Fuggire, sta a dimostrare che chi guida sotto l'effetto delle sostanze, alla fine chi ci rimette sono le vittime degli incidenti. E allora bisogna informare, bisogna prevenire, lottando contro la diffusione delle droghe, limitandone il consumo e la diffusione, poi naturalmente abbiamo sempre pensato recuperando pienamente una vita civile che è caduta nel tunnel della droga, che non va abbandonato, ma tramite le comunità va aiutato a reinserirsi nella vita civile.